Ed è un po', diciamo così, un po' difficile parlare da qualcuno che sta lontano, tanto non chiediamo niente, siamo noi in imbarazzo, siamo noi nazionali oggi. Allora, oggi siamo qui perché vogliamo presentarvi un'iniziativa del museo. È un progetto che noi abbiamo avuto in gestazione per un lungo periodo di tempo. Poi abbiamo avuto la fortuna di avere dei nuovi collaboratori, che sono qui davanti a me, che ci hanno dato una mano a realizzare il progetto. Abbiamo scritto i testi e i contenuti di questo libretto che avete trovato sulle sedie, però devo dire che il libretto è stato sicuramente migliorato dalla mano creativa di Marina Gettorato e dai disegni di Samantha Enria, a cui siamo particolarmente grati. Cosa parliamo oggi? Parliamo di paletta e di uso della stessa. Perché ne parliamo? Parliamo della paletta perché è sicuramente un argomento interessante. Abbiamo avuto tante domande in questi anni. Noi siamo aperti da 5 anni facciamo attività con i bambini. Abbiamo avuto tante domande da parte dei genitori su come parlare dei soldi ai propri figli. È un argomento delicato. Si chiama paletta e consigli perché qui dentro non ci sono dita. Quindi noi abbiamo fatto una riflessione, abbiamo cercato di leggere, di capire le opinioni di tante persone diverse e siamo giunti alla conclusione che parlare dei soldi ai propri figli non è una cosa sbagliata. I soldi non sono né buoni né cattivi, l'ho scritto nella introduzione del libro, perché i soldi sono un mezzo, non sono una fine. Quindi la valenza etica del denaro è nel fine con cui vengono utilizzati i soldi, non nel mezzo. Quindi dire, questa deve essere una cosa chiara, che è quello che probabilmente io suggerirei anche di insegnare ai figli. Non c'è niente di male nel denaro, proprio niente. Noi culturalmente abbiamo un retaggio culturale che associa il denaro allo sterco del diavolo, no? Ma è un retaggio culturale probabilmente anche abbastanza, distorto. Quindi è bene parlare di soldi nella maniera giusta e per parlare di soldi ai propri figli la paletta può essere un giusto strumento, no? Un giusto momento di riflessione. Ovviamente le palette, voglio dire, possono essere date sotto tante condizioni. Noi cosa vogliamo qui portare, diciamo così, in evidenza? Soprattutto il fatto che fornire una certa somma di denaro ai bambini, lasciare loro l'autonomia di scegliere cosa farci con questo denaro, è un momento importante dal punto di vista educativo, no? Perché appunto gli si dà la possibilità di scegliere. Per questo scriviamo più volte all'interno del testo di questo libricino che la paletta non deve essere abbondante. Se è troppo abbondante non si sceglie, si può comprare tutto, no? Quindi la paletta, se si capisce che la si sta dando, no? In maniera eccessivamente abbondante, forse bisogna un po' restringerla, perché bisogna portare i bambini, soprattutto nell'età più avanzata, sono bambini un po' più grandi, dell'età scolare, a fare delle scelte e anche a imparare a fare delle rinunce. Guarda, c'è un'evidenza empirica che a me ha sorpreso, ma che ho trovato estremamente interessante, che i bambini che hanno ricevuto le palette nella loro infanzia sono anche quelli che abbandonano meno la scuola, cioè che non lasciano la scuola. È perché hanno un risultato che è stato controllato per le condizioni socio-economiche della famiglia, quindi non dipende dalla ricchezza della famiglia, no? Perché uno potrebbe pensare. Se c'è qualcuno che riceve una paletta vuol dire che la famiglia è abbastanza benestante da potergliela dare, perché qui quando parliamo di paletta parliamo di famiglie che non hanno, che non sono sulla soglia della povertà. Ovviamente sarebbe però completamente fuori luogo parlare in quel caso. Qui parliamo di famiglie che hanno per fortuna una condizione economica normale, diciamo, che gli permette di sopravvivere in maniera decente e quindi che possono anche pensare, no, di dare del denaro ai propri figli. Però appunto c'è questa correlazione. Che dice che cosa? Come la interpreto io? La interpreto in questa maniera, cioè avere la paletta, riuscire a gestire i propri soldi nell'ottica di raggiungere un obiettivo, significa riuscire a fare delle rinunce, imparare a fare delle rinunce. E lo studio è comunque un sacrificio. Quindi nel momento in cui impariamo a fare un sacrificio per raggiungere un obiettivo, questo meccanismo lo riportiamo. Cioè la psicologa mi dice di sì, mi rincuora, lo riportiamo in tanti, no? In tanti altri contesti e tra questi anche la scuola. Noi abbiamo cercato di dividere, no? Abbiamo affrontato il tema suddividendo le proposte che facciamo ai genitori in base all'età dei figli, quindi abbiamo suddiviso in età prescolare, in età scolare e in adolescenti. Ovviamente quando parliamo dell'età prescolare possono
l'età della figlia di Luca, non suggeriamo di dare una paletta, no? Perché non avrebbe senso, cioè se i bambini sono in età prescolare forse non è la paletta in sé, però si può parlare di soglia anche ai bambini in età prescolare, facendoli riflettere su quelle che sono le tipologie di bisogno, se effettivamente una cosa è necessaria oppure non lo è. No? Quindi tutto sommato rapportandosi con una, no? Con una metrica che può non essere comune, perché guardate, in questa esperienza che abbiamo avuto in questi 5 anni ci siamo resi conto che i bambini spesso non distinguono ciò che è necessario da ciò che non lo è. Non è così semplice, se gli si fa fare un esercizio per loro non è così semplice, non hanno fatto una riflessione, magari approfittare, no? del momento in cui si danno dei soldini eccetera, oppure i bambini chiedono qualcosa per farli riflettere, può essere una cosa. Così come per i bambini più piccoli può essere importante fargli conoscere il valore economico degli oggetti, no? Quindi portarli a fare la spesa e capire, no? Quanto costa ogni singolo pezzetto che mettiamo nel nostro carrello. Non c'è niente di male nuovamente, non è una cosa così negativa, anzi, avete il bambino l'idea che le cose hanno un costo e soprattutto le cose che valgono hanno un costo, perché questo è il nostro. Perché è il modo in cui noi ci rapportiamo all'interno della società, ma anche se non ci fosse il denaro, ci fosse il baratto, non cambierebbe niente. Quindi di per sé si tratta del mezzo, non si tratta evidentemente del fine. E l'altra cosa che si può fare con i bambini più piccoli è imparare, no, a mettere da parte dei soldini, per esempio l'utilizzo del salvadanaio, poi magari con un atto di generosità daremo un po' di salvadanaio in giro alla fine di questo incontro. Avere un salvadanaio dove mettere i soldini che si ricevono per il compleanno, no? Insomma, per qualche cosa di buono che si è fatto, può essere un modo, no? Per abituare il bambino a programmare l'acquisto di qualcosa che gli piace. Ovviamente se si tratta invece di bambini dell'età scolare, il discorso cambia un po', nel senso che lì ovviamente si può fare una suddivisione fra bisogni primari e bisogni secondari, decidere, no? Cosa comprare e cosa non comprare, insegnargli a raggiungere degli obiettivi attraverso le rinunce. Per questo è importante, per esempio, che la paletta non sia eccessiva. Noi qua abbiamo dato un'indicazione, mi prendo la responsabilità perché con i miei collaboratori ho discusso tanto, di darmi il limite minimo, cioè i famosi 30 centesimi per anno, che significa che più o meno un bambino di 10 anni avrebbe 3 euro alla settimana, quindi 12 euro al mese, che non sono pochi. Fate il conto annuale, ha un'autonomia di spesa notevole nell'arco dell'anno, quindi sono una sommetta significativa per un bambino di 10 anni. Ovviamente poi dipende da cosa gli vogliamo far comprare con questa paletta. Noi non suggeriamo di far comprare al bambino dei beni necessari. La paletta serve per altro, non serve per mangiare, no? Quindi questo, se non si ha la possibilità di dare paletti per qualcosa che non è la sopravvivenza, almeno non darla. La sopravvivenza è un'altra cosa, la sopravvivenza per i genitori, no? Dietro è un esercizio invece fatto nell'ambito della scelta, che però per il bambino può essere anche una scelta necessaria, dice io voglio il giornalino perché io lo considero, no, un elemento necessario del mio tempo libero, però non è la sopravvivenza di cui stiamo parlando. Un'altra cosa importante non è solo appunto abituarli alla rinuncia, ma anche abituarli alla pianificazione, cioè fargli capire che per raggiungere degli obiettivi è necessario avere il tempo, no, per mettere da parte un certo montare di denaro ed arrivare alla cifra necessaria per comprarsi la bicicletta, no? Questo discorso di scelta intertemporale, una parolona che anche gli adulti fanno, no? Di rinunciare oggi al consumo per avere un bene che mi darà un'utilità marginale superiore alla fine, no, del percorso, è un esercizio estremamente importante che devono fare i bambini, ma che deve fare anche il papà o la mamma insieme a loro. Quindi tutto sommato non è così difficile spiegarlo, perché per esempio dando una paletta e vedendo che lui una parte di questa paletta o lei una parte di questa paletta la risparmia, si può incentivare il comportamento al risparmio, per esempio aggiungendo un pochettino in più, intanto un risparmio fruttifero, quindi facendolo abituare all'idea che se mette da parte qualcosa per riuscire ad arrivare all'obiettivo, magari c'è un'aggiunta che, diciamo così, il cassiere, in questo caso il genitore, dà per un comportamento virtuoso. Niente di male, non è una cosa sbagliata. È sbagliato invece intervenire nel caso in cui il bambino faccia degli errori di valutazione, quindi gestisca male i soldi. Nel caso in cui il bambino voglia la bicicletta ma invece compra tutte le caramelle, il genitore non deve intervenire per la bicicletta. E perché non deve intervenire? Perché il bambino deve imparare dagli errori.
ed è un elemento estremamente importante farlo adesso. Si vede, cioè, tutto quello che dico, non lo dico per, insomma, è supportato dal CEC, non lo dico per dalla pratica sicuramente, ma anche dal CEC fatto dai ricercatori, quindi su indagini, eccetera. Il bambino deve imparare degli errori in un momento in cui fare un errore non è così grave, no? Perché sbagliare con i soldi in una fase diversa della propria vita può essere catastrofico. Se si sbaglia da bambini, lo sbaglio di solito è contenuto. Il bambino va lasciato sbagliare, quindi vuol dire, bisogna che il bambino si affronti il fatto di non avere i soldi per comprarsi il giornalino perché ha fatto una stupidata, ha comprato le caramelle, eccetera, però è una cosa che vuol dire, il genitore deve semplicemente portarlo a riflettere sullo sbaglio, non intervenire per dare i soldi. Quindi non vanno fatte correzioni ex post, ok? Comportamenti sbagliati hanno un costo, sempre, perché nella vita è così che cade. Un'altra cosa che suggeriamo, questo per i bambini che hanno la paletta, quindi i bambini in età scolare e gli adolescenti di cui tratteremo fra un pochino, è di associare la paletta a una qualche attività. Chiamate un lavoretto casalingo, un aiuto fatto in qualche maniera. Perché lo diciamo? Perché questo deriva da un'esperienza anedotica che abbiamo all'interno del museo, no? Adesso quando Stefano, perché lui spesso ha i bambini delle elementari, i bambini pensano che i soldi escono dal muro. Dal muro perché? Perché il bambino va attaccato a mano. Allora, i bambini, i soldi non escono dal muro, no? Vengono dal lavoro. Quindi associare la paletta a un'attività, qualunque essa sia, tirare sul letto, mettere i giocattoli nella cesta, insomma, vedete voi con i vostri figli, li conoscete voi, non di me. Insomma, l'attività piccola è importante proprio per insegnare ai ragazzi che i soldi derivano dal lavoro, senza lavorare non stanno soldi. Però è altrettanto importante evitare di togliere la paletta, perché, un consiglio che noi diamo, insomma, di dire, perché sennò i bambini che hanno abbastanza soldi, nel senso che magari possono anche pensare, vabbè, qui mi porta, io non faccio più, non tiro su più il letto, tanto adesso io non servo, no? Oppure il mio genitore tanto mi dà la paletta, poi mi compra quella che voglio, che mi porta di solito. Quindi bisogna essere estremamente attenti all'utilizzo della paletta, perché deve essere un mezzo ovviamente di ricompensa di un lavoretto. Nel momento in cui, per esempio, il lavoretto non viene effettuato, perché il bambino pensa di avere abbastanza soldi nel salvadanaio, probabilmente la cosa più giusta non è togliere la paletta, ma togliere qualcos'altro. In modo tale, vuol dire, che tra cui lui tiene più, ovviamente, in modo tale che lui capisca che comunque c'è una rinuncia che si fa senza il lavoro, no? Poi, ovviamente, ne abbiamo tanti, non voglio raccontarvi tutto il libro adesso, insomma, spero che ci sia un minimo di dialogo successivamente, voglio lasciare anche la parola ai nostri ospiti che adesso presento. Per quanto riguarda gli adolescenti, il discorso cambia, no? È ovvio che gli adolescenti passano moltissimo tempo fuori casa, quindi le loro necessità sono diverse, soprattutto a un orizzonte temporale, cioè ci si può confrontare su un orizzonte temporale di medio e lungo termine, questo significa che si può spingere a pianificare più il tempo. Noi suggeriamo di dare delle palette mensili, non più settimanali come per i bambini delle medie e delle elementari, palette ovviamente un po' più consistenti, perché se stanno fuori casa hanno bisogno, no? Di un po' più di soldi. Quindi l'idea è che, non so, un bambino di 15 anni possa avere 30 euro al mese, ok? Quindi si tratta di una cifra del tipo 2 euro per ogni anno di età, più o meno. Anche qui noi ci siamo tenuti su un limite basso per la stessa ragione di cui vi dicevo prima, perché bisogna spingere il bambino a fare delle scelte, cioè obbligarlo a fare delle scelte. Non si può avere tutto nella vita, questo è sicuro, ma nessuno di noi, ma neanche a niente, può avere tutto nella vita. Quindi bisogna in qualche maniera obbligarlo a fare delle scelte, e questo lo si può fare solamente se appunto la cifra che diamo non è eccessivamente alta. Io vorrei, insomma, dire, poi magari avere un dialogo, magari entrare nel merito di singoli dettagli, insomma, il libretto è più che carino, facile da leggere, quindi ci sono tantissime altre cose che possono essere viste e raccontate insieme dopo, però ho qui di fianco due persone che abbiamo chiamato, che sono, non sono del museo, ma hanno un'esperienza con i bambini e hanno anche qualcosa da dire su come i genitori bambini possono parlare di denaro. Ho qui di fianco a me Maria, Anna Maria, Angeli, e Valentina Laudati. Valentina Laudati è la psicologa, Anna Maria è una docente, prima era docente e insegnante qui a Torino, adesso insegna a Campobasso, si è fatto tutto il viaggio per venirci a trovare, ma lei ha già avuto altre attività con noi, quindi la conoscevamo, la avevamo più con noi. Allora, io lascerei prima la parola a Valentina, che ci racconta di come lo psicologo vede questo rapporto, no, genitori-denaro, e poi magari Anna Maria ci dice qualcosa della sua esperienza con i ragazzi in classe.
Valentina. Ok, grazie mille. Sì. Tutto acceso? Sì. Allora, sicuramente per uno psicologo è un argomento piuttosto interessante, perché in effetti gli studi tra l'altro ci dicono che educare al risparmio anche attraverso la paghetta è qualcosa che poi predice il comportamento futuro e quindi quello che poi le persone faranno nell'età adulta e come gestiranno il denaro. È sicuramente collegato a un comportamento funzionale. Ovviamente i genitori in questo sono chiamati, diciamo che la cornice relazionale è quella in cui avviene l'educazione al risparmio informale e ovviamente anche il gesto della paghetta, il dare e ricevere la paghetta. E il genitore di per sé è già un modello, cioè attraverso quello che lui fa il bambino registra dei comportamenti che riguardano il denaro, quindi ovviamente li comprenderà in maniera più implicita da piccolo e poi crescendo li renderà più concreti e li integrerà con la sua esperienza. È anche vero che il genitore, appunto, come dicevamo, si può occupare anche di veicolare dei concetti anche semplici all'inizio, no? Che riguardano il denaro, proprio perché la tematica del denaro non è sempre semplice da affrontare. Spesse volte si collega al denaro, ad esempio, la preoccupazione. E quindi anche in infanzia, diciamo, si tende a preservare l'infanzia da argomenti che solitamente sono collegati ad emozioni anche un po' spiacevoli. Però è anche vero che provare comunque ad introdurre delle tematiche economiche anche semplici, ad esempio i concetti di ricchezza, di povertà, di prestito, di debito, sicuramente promuove una conoscenza più concreta rispetto anche a quella che dicevamo prima, della provenienza ad esempio dei soldi. E poi ci sono dei temi molto importanti, anche relazionali, che vengono toccati proprio dal dare la paghetta. Si parla in fondo di fiducia, è un gesto per dire mi fido di te e delle tue capacità di giudizio. Si parla di condivisione, quindi un monitoraggio delle azioni, valorizzare i successi e anche dare spazio agli insuccessi che saranno più che normali. Però darsi lo spazio per condividerli, per riflettere, sicuramente è qualcosa che parla di condivisione. Si parla anche di collaborazione, perché il genitore è vero che stabilisce delle regole e il ragazzo, il bambino è chiamato a rispettarle, ma anche lui le rispetta, anche solo per la cadenza che sceglie nel dare la paghetta, appunto, o per l'importo. Quindi diciamo che è un patto di collaborazione che ovviamente in adolescenza avrà qualche scossone, però è sicuramente qualcosa che parla anche di collaborazione. E poi parla di responsabilità, di gestione autonoma, in qualche modo si sostiene anche un'indipendenza che possa essere funzionale, un'indipendenza che anche a livello economico non sarà, diciamo, conterrà gli impulsi, i gesti basati sul rispondere a una tentazione, a una gratificazione immediata. Bisogna considerare ovviamente le variabili interne ed esterne che intervengono nel modificare l'approccio rispetto all'educazione al denaro, perché il bambino crescendo ovviamente sviluppa delle competenze che sono necessarie alla pianificazione. Ad esempio in adolescenza si ha lo sviluppo del pensiero riflessivo che permette di pensare al futuro, di immaginare degli obiettivi non così concreti e immediati ma legati ai propri desideri, alle proprie aspirazioni. Sicuramente anche la regolazione delle emozioni è qualcosa che i genitori aiutano e sostengono, perché posticipare una gratificazione significa gestire quelle emozioni che spesso, soprattutto da bambini, sono intense e che ci fanno desiderare qualcosa così intensamente da farci agire sulla base dell'impulso. È anche vero che cambiano delle cose all'esterno dello sviluppo.
quindi non solo internamente, aumenta la rete sociale amicale, quindi ovviamente il ragazzo con la crescita si troverà a dover anche gestire delle spinte che arrivano dagli amici. Appunto, lo sviluppo è qualcosa di molto complesso, in questo cambia anche il ruolo del genitore. Quindi, se in una prima fase, sia quella dell'età prescolare che quella poi appunto delle elementari e delle medie, è una, diciamo, una figura di riferimento che anche controlla, monitora insieme al bambino tutte le spese, in qualche modo può essere anche una supervisione più costante. Poi in un secondo momento, durante l'adolescenza, appunto complice questa spinta verso l'indipendenza, sarà la figura di un consigliere, garantirà uno spazio di riflessione sulle scelte, sulle pianificazioni, non solo appunto dando le regole, ma anche fornendo uno spazio caldo, accogliente, nel quale anche le gestioni meno funzionali possono trovare uno spazio per essere un po' oggetto di riflessione. Anche perché la sensazione di potercela fare è una sensazione importante che i genitori possono sostenere, quindi l'autoefficacia. Io posso intraprendere un comportamento orientato al risparmio e alla pianificazione se qualcuno valorizza i miei successi e in qualche modo non penalizza troppo gli insuccessi, proprio perché anche gli studi ci dicono che quando non ci si sente in grado di mettere in pratica dei comportamenti orientati al risparmio, spesse volte o lo si svaluta, quindi è un'attività che viene svalutata, oppure addirittura abbandonata proprio perché non ci sente in grado. Quindi sicuramente nella gestione della paghetta, nel dare e nel riceverla, diciamo che ci sono molti spazi per poterla adattare alle varie fasi della vita. E qualcosa di importante sicuramente può risultare anche adattare appunto questi comportamenti che, se vogliamo, ancora prima della scuola materna possono essere magari fare delle attività insieme che magari ci permettono di massimizzare l'uso degli oggetti o la loro durata, quindi prendersi cura di giocattoli insieme, oppure riparare delle cose, oppure addirittura magari cucinare insieme qualcosa invece di comprarlo già fatto. Quindi possono essere, diciamo, dei concetti impliciti che comunque andranno a sostenere poi le attività vere e proprie che si intraprendono poi con la paghetta e che si concretizza appunto attorno alle scuole elementari come azione vera e propria del dare e ricevere. Cos'altro dire? Che sicuramente una cosa importante può essere accompagnare e sostenere nello sviluppo del proprio rapporto con il denaro. In fondo i nostri genitori, se ognuno pensa a se stesso, sicuramente ritrova nella modalità di comportamento e di relazione che i genitori avevano con il denaro delle cose che risuonano. Allo stesso tempo può essere importante sostenere il ragazzo alla ricerca proprio del suo modo di vivere il denaro, che sicuramente avrà qualcosa che c'entra anche con il modo che hanno avuto i genitori, ma che poi definirà in un modo suo. E sicuramente durante l'adolescenza sarà il momento caldo, quello in cui si testano un po' le regole, si testano i limiti, magari si fanno delle richieste per aumentare la paghetta, si chiedono delle deroghe, ma è anche vero che i ragazzi che sono stati abituati sin dall'inizio ad entrare in questo meccanismo hanno una necessità percepita di denaro minore, proprio perché la competenza acquisita all'uso del denaro li rende più padroni dello strumento. E quindi sicuramente meno in balia appunto di quegli scossoni, se vogliamo, anche tipici dell'adolescenza. Io passerei la parola alla collega. Chiediamo a Anna Maria di parlarci dell'esperienza che lei ha fatto con i bambini a scuola nell'ambito dell'utilizzo del denaro. Volevo solo dire una cosa, prima di lasciare la parola a Anna Maria, per spiegarvi perché noi abbiamo preso a cuore
questo argomento, no? L'abbiamo preso a cuore perché abbiamo fatto diversi studi, guardo Paola perché con Paola abbiamo fatto un lavoro sulla indagine a livello internazionale, c'è stato un laboratorio internazionale che abbiamo svolto con un museo del Messico e un museo turco, e una parte di questo laboratorio riguardava la paletta e in maniera sorprendente ci siamo resi conto che gli italiani sono tra i pochi a non dare palette ai figli. Cioè in Messico, in Turchia, tutti ricevevano una paletta, tutti, da noi una minoranza. Quindi questa cosa ci è sembrata veramente incredibile. Poi se l'avessimo raccontata a altri paesi del mondo avremmo trovato più o meno una situazione simile. Facciamo conto che il Messico e la Turchia non stanno allo stesso livello di sviluppo dell'Italia, quindi era sorprendente il risultato per questa ragione. E in effetti non è un caso, proprio volendo poi riconnettere l'idea che la paletta sia anche collegata alla capacità di gestione del denaro da tutti, che gli italiani, quando si fanno le indagini internazionali sul livello di educazione finanziaria, che significa sostanzialmente la capacità di gestire i propri soldi, risultano sempre gli ultimi nella classifica, indipendentemente dal numero di paesi che ci sta in giro, cioè non siamo 148, siamo 37, siamo in Europa, siamo sempre tra gli ultimi posti, ma ultimi o per ultimi, insomma, questa, il che significa che parlare di soldi ai ragazzi può essere veramente importante. Però mi taccio, volevo solo dire questa cosa che non ho detto prima e lascio la parola ad Anna Maria, che sicuramente ha delle cose interessanti. Allora, io volevo premettere che l'esperienza dell'uso della paletta a scuola è nata perché io ho fatto per anni l'insegnante di sostegno e mi sono trovata sempre a lavorare con dei bambini con grosse difficoltà matematiche, dove molte volte mi è capitato di fare il programma intero di matematica sull'uso del denaro. E quindi diciamo che attraverso un po' il gioco, perché chiaramente io insegno nella scuola primaria, però come diceva Rodari, perché non ottenere da un bambino col gioco quello che invece a fatica devi ottenere con il pianto? Non avrebbe avuto senso. E quindi attraverso il gioco abbiamo sempre fatto dei mercatini scolastici. L'anno scorso poi che ho insegnato, ho fatto 3 anni di esperienza sulla classe e insegnavo all'istituto comprensivo di Montalieri, centro storico, e diciamo che la partecipazione al concorso mi ha dato un po' l'occasione per ritirare fuori questa cosa. Perché ho detto, allora facciamo il progetto di educazione finanziaria, affronteremo questi discorsi, come diceva la direttrice, relativi al risparmio, all'uso del denaro, alla procrastinazione. L'ho ritirato fuori non senza qualche obiezione da parte di alcuni colleghi, perché io mi sono ritrovata perfettamente con quanto ha detto la psicologa, perché questo progetto in realtà sostiene tantissimo la motivazione dei bambini, solo che le insegnanti mi dicevano, ma come dai la paghetta, ma allora come la usi, ma loro devono imparare a studiare perché è un loro dovere, ma che cos'è questa cosa? Allora io ho fatto altro che trasferire questo rinforzo positivo che usavo con il programma di alfabetizzazione all'uso un po' nella pratica quotidiana. Allora vi faccio vedere, giusto così per te. In realtà ho usato questi modellini che sono... queste sono delle stampe un po' più giganti che servono un po' al riconoscimento appunto per i bambini che hanno difficoltà a formare delle quantità in modo diverso, tipo l'euro si può formare in tanti modi, perché devono poi avere anche le abilità matematiche per fare i conti, no? Usavo semplicemente questi, che sono dei bollini, io li stampavo su un foglio board e li distribuivo un po' ai bambini durante la giornata, ma per qualsiasi cosa. Mi sono resa conto che non potevo stare lì a fare, anche perché era un'attività che mi faceva un po' da giudice, ma non era questo il mio obiettivo. Io volevo che loro imparassero appunto il senso della fatica, di conquistarsi con delle azioni concrete un riconoscimento che quindi rinforzava, non so, un compito eseguito correttamente, oppure il gesto di prendere la carta a terra, o tutti i comportamenti prosociali, visto che in
c'era anche un bambino disabile, e quantificavo con somme modeste. Il mio obiettivo matematico era, noi abbiamo iniziato insomma in terza elementare, per cui c'era il discorso delle frazioni, le frazioni decimali, e i decimi si prestavano benissimo quindi anche a questo programma di matematica. E devo dire che allora loro praticamente si erano costruiti anche un piccolo borsellino che tenevano nel diario, quindi dovevano aver cura poi di conservarlo. E una volta a settimana facevamo un mercatino nella sala, un salone laboratorio, dove potevano acquistare qualsiasi cosa. Sono emerse diverse criticità sicuramente, c'era il bambino che perdeva i soldini per cui il martedì non poteva spendere, c'era quello che magari non era riuscito ad accumulare, sebbene io rimborsassi tutto, poteva capitare che magari aveva una somma insufficiente ad acquistare un oggetto. Poi una cosa simpaticissima, ecco, quello che diceva la direttrice, mi ci sono ritrovata, lasciarli agire, fargli fare degli errori. Io stessa sicuramente ho fatto degli errori, perché il mio era un rinforzo, doveva essere costante, però molte volte io non avevo, glielo davo subito, perché altrimenti non avrebbe avuto senso. Ah, ti ho premiato per questa cosa, allora ero sempre lì con questa scatoletta. Poi c'era il bambino che cercava di prenderle di nascosto, c'è stato anche questo. Sì, era un bimbo particolare, vabbè, era un Sinti, e venivano fuori tanti comportamenti, insomma, di vario tipo. Per esempio sono nati dei gruppi d'acquisto, per cui si mettevano lì e compravano magari il gioco che poi avrebbero potuto usare. Mi sono posto il problema, allora, cosa si vende a scuola? Vabbè, la scuola sappiamo bene che deve favorire in tutti i modi la motivazione intrinseca. Infatti io dicevo sempre loro, guardate che questo è il vostro lavoro, e comunque a prescindere siete fortunati, perché apprendere è un bellissimo gioco. Insomma, poi discutevamo anche del fatto che negli altri paesi del mondo la scuola non è così scontata, che comunque è un diritto che ha richiesto anni e anni, secoli, millenni, insomma, per cui la scuola doveva essere innanzitutto un piacere e comunque un dovere, però anche perché per prevenire il rischio che, non lo so, studio perché la maestra mi dà i soldi, cioè, insomma, i genitori sono stati d'accordissimo, devo dire, ho avuto tanta collaborazione, anche le colleghe all'inizio erano un po' titubanti, poi siccome avevamo anche un progetto di educazione ambientale, lo abbiamo collegato a un progetto di spesa consapevole, siamo stati anche nel supermercato con no, poi ho messo a punto delle schede dove loro dovevano osservare vari reparti, scegliere il prodotto che diciamo più rispettoso dell'ambiente, quindi non so, il chilometro zero oppure quello con un incarto minore, ed era un'attività anche questa legata. Certo, non andavano con questi soldini a spendere, è chiaro, però è rientrava. E loro poi se ne sono accorti, ad esempio ho avuto anche qualcuno che ha provato a riprodurli, e allora ho detto, ecco, vedi, ci sono anche i falsari, e poi c'è stato un timbrino, anche se all'inizio, poi dopo loro hanno capito e sono stati a gioco perfettamente. E devo dire che non si sono neanche offesi, non sono andati in competizione, perché la mia paura era che si creasse competizione, io non volevo questo, anche perché già faccio fatica a mettere i voti, perché per me il numero non ha mai chiarito, non potrà mai definire un bambino e tutte le sue meraviglie, quindi figuriamoci anche con i soldi. E quindi, però devo dire che ho preso un po' oggetti dei miei nipoti e li ho riciclati, e anche lì è stato interessante perché avevo detto, beh, mettiamo anche delle caramelle, delle figurine, e ho notato che il discorso della responsabilizzazione, alla fine loro tendevano a prendere gli oggetti di cancelleria,
non me lo sarei mai aspettata, perché avevamo fatto educazione alimentare e loro sapevano che la caramella comunque, insomma, forse per accontentarmi, non lo so, però notavo un po' queste cose, e quindi, cioè, se no la maestra poi... Però è stato molto bello. E anche il bimbo disabile, che comunque era il cassiere, perché poi doveva gestire le entrate, insomma, è stata un'attività molto inclusiva, ecco, mi è piaciuto molto. E... Quindi si può giocare con il denaro, quindi si può imparare, no? Voglio dire, a utilizzarlo anche divertendosi, come lei l'ha fatto a scuola, ma sicuramente a casa potrebbe succedere la stessa cosa. Ovviamente bisogna stare attenti a falsare, però quelli anche nella vita normale sono. Noi cosa abbiamo proprio per questa idea del gioco? All'ultima sezione del libricino si intitola Dalla teoria alla pratica. Ci sono diverse attività che si possono fare con i propri figli, alcune sono cose più semplici, sono dei suggerimenti. Una cosa carina a cui tengo molto, perché ci abbiamo lavorato, e sono le ultime due pagine che però vanno bene per i ragazzi delle scuole medie, delle scuole superiori, che sono un tentativo di cafeibo al museo del risparmio. Si chiama Michebo, perché noi abbiamo una mascotte che è una famiglia che si chiama Mica, appunto, quindi si chiama Michebo, e sono due pagine che possono essere riprodotte, dove è possibile, no, tenere conto delle entrate, delle uscite, delle spese programmate, quindi fare una pianificazione. Allora, l'importanza della pianificazione è un po', diciamo, un mantra per il museo, perché accanto a sapere che cos'è il rischio, che relazione c'ha con il rendimento, la diversificazione, che sono concetti di base su cui noi veramente speriamo di fare un'attività educativa importante, la pianificazione è un'altra cosa estremamente importante per tutti, non solo per i bambini. Però se si impara prima è più facile avere poi l'abitudine e mantenerla. Non è un caso che oggi chiudiamo una mostra che ha avuto un certo successo, che si chiama Quel genio di mia nonna, che è una mostra sulla pianificazione, perché è una mostra sui libri dei conti di casa. E ovviamente l'abbiamo fatta non per attivare, no, le donne sull'essere casalinghe e dei conti, ma l'abbiamo fatta per ricordarci cosa facevano i nostri nonni, tra le nostre nonne, per gestire il denaro. Il denaro che spesso era scarso, ma che ha portato, se ci pensiamo bene, allora vedo qua, ci sono persone più o meno giovani, insomma persone anche della mia età, che hanno avuto sicuramente nonni che hanno fatto la guerra, no? E nonostante abbiano fatto la guerra, nonostante abbiano vinto una serie di traversie che noi neanche ci immaginiamo, perché siamo figli della pace fondamentalmente, di questi 60 anni di pace, erano in grado di gestire i soldi in una maniera incredibile, cioè facevano saltare fuori tutto. Voglio solo ricordare una cosa, perché è una collega, noi siamo tanti nello staff, insomma non solo del museo, facciamo parte dello staff di presidenza, in realtà una collega ci ha fornito un pezzettino, cioè una scatoletta dove la sua bisnonna metteva i soldi durante la guerra, e da quei soldi è riuscita a comprare questa famosa radio. Mi piace tanto, ve lo conto sempre, non fa niente, ve lo conto anche a voi. La radio, una radio che era stata diventata un punto di riferimento per un paesino che è del Novarese, e negli anni 40 sentivano Radio Londra, era diventato il punto di riferimento di tutto il vicinato, proprio con soldi messi da parte in una maniera, vuol dire, anche di grande sacrificio, perché in quegli anni certo non si mangiava neanche tutti i giorni, no? Quindi, pianificare, aiutare i propri figli a pianificare, mi sembra una cosa che sia estremamente importante. Allora, per quanto riguarda, diciamo così, la nostra chiacchierata, io lascerei a voi fare delle domande, perché magari ne avete, in quello che possiamo fare per rispondervi siamo qui apposta, abbiamo ancora un po' di tempo, perché no, abbiamo ancora un po' di attività teatrale per i bambini, quindi siete ancora lì, se avete voglia di farci delle domande. Beh, grazie innanzitutto, perché è stata, insomma, una bella oretta in cui ci sono state date alcune importanti indicazioni, anche sistematizzano il quadro, quello che magari già facciamo. Io mi domandavo come conciliare il discorso della paghetta settimanale, mio figlio ha 10 anni, una figlia più grande che non è fuori da questo discorso paghette, con quello che è, diciamo, il piccolo patrimonio che in genere spesso i nonni piuttosto che i genitori hanno dato ai bambini, quindi un qualcosa da non intaccare, se vogliamo, da farlo
incrementale, eccetera, come si conciliano le due cose, come comportarsi, perché per esempio mio figlio oramai ha accumulato una certa un certo piccolo peculio, come dicevano i latini, quindi sarebbe bene capire come conciliare le due cose. Ogni tanto intacca questo peculio. Un suggerimento da economista, quindi non sono neanche una madre, quindi sono una zia di molti nipoti, ma non sono una madre, però mi verrebbe da dire, no, che uno deve fare una differenza tra ciò che è il denaro che riceve per il compleanno, per esempio se si tratta di meno di 10 anni, mettere in un libricino, no, dove volete voi, una parte del vostro conto corrente, vedete voi dove lo volete mettere, che non può essere toccato fino alla maggiore età, nel momento in cui potrà decidere ovviamente sui soldi suoi cosa farci, e la paghetta settimanale che serve, no, vuol dire l'entrata che serve per fare altre cose, per fare altre scelte. Quindi i soldi del nonno lo considerai un patrimonio a sé stante che avrà, no, il suo percorso, che a 18 anni gli verrà dato come dono dei nonni, degli zii, di chi insomma ha contribuito a creare questo patrimonio. Però lo separerei, non glielo farei intaccare. Quello non è intaccabile, non si può toccare. Non so se possono creare dei conti correnti vincolati, non so, perché i minori non possono avere conti correnti, quindi immagino che possano avere un libretto di risparmio alle cose, non so esattamente quali sono gli strumenti disponibili, ma io lo segreterei, farei un trust fund, lo metterei là dentro e direi questi non si portano fino ai 18 anni, fanno parte di un altro contesto. Non ha niente a che vedere con la paletta, infatti, è un regalo così consistente. Non so se loro vogliono dire altro, se pensano altro. Sono d'accordo, io con quanto detto, perché in effetti cioè dare tutto per scontato non va bene, cioè, tanto c'ho i soldi, perché devo fare il lavoro, perché devo aiutare il nonno, che ne so, a fare le pulizie, o la nonna a accompagnarla, non so, diventa responsabilizzante. Infatti a scuola anche questo, io, ma tanto qualcuno, mamma tanto me la compra questa, venivano fuori spesso queste frasi, per cui se una cosa è regalata non viene tanto apprezzata, penso che la conquista personale ha un altro valore. Grazie intanto per la parte nostra, era un tema ampio, noi abbiamo tre figli di cui maggiore a 6 anni e cominciamo a interrogarci su queste tematiche, quindi molto tenuto a stagione. La domanda è complimenti per il progetto scolastico, entrambi siamo insegnanti, veramente. La domanda nostra è questa, premesso che mi ritrovo in tutto quanto avete detto sull'opportunità di insegnare i figli a gestire somme di denaro e tutto quanto, mi rilascio quanto la collega diceva prima sulla motivazione intrinseca, cioè sul fatto che allora la domanda che noi da genitori ci ponevamo era in che modo, ok, quando ha dei soldi che sono arrivati in qualche modo deve imparare a gestire in questa modalità, qui sono d'accordo, ma in che modo diciamo fornirgli questa paghetta, cioè come qualcosa di automatico. A noi non piaceva idealmente il concetto di legarlo a delle attività che appunto come motivazione intrinseca deve fare per dovere, quindi assolutamente non rendimento scolastico, ma neanche lavoro in casa, collaborare diciamo a faccende domestiche a cui deve fare perché è il suo dovere o perché prova piacere anche da insegnante, non mi ricordo nei voti e non mi ricordo sul fatto che penso che gli allievi e i figli vanno motivati con qualcosa di positivo e mai di castigo, di negativo, in tutto questo diciamo e per questo diciamo legato a un'attività domestica che è facile pensarlo non ci convinceva del tutto. E allora la domanda la approfondiamo un po' secondo la vostra esperienza questo aspetto che forse è più difficile, perché personalmente neanche legare una faccenda domestica per quanto mi rendo conto che funziona non mi convince del tutto. La soluzione che ha poi è anche appunto togliergliela nel momento in cui non va bene semplicemente d'accordo, togliergli un'altra cosa può essere un'idea, però è di nuovo qualcosa che è legato al castigo, cioè non abbiamo trovato la chiave, e lo avevamo anche approfondire un po', magari. Questo è un elemento del dibattito, insomma, che noi abbiamo avuto anche in nostra interna, perché appunto ci siamo messi a parlarne molto. In realtà il problema è questo, che se la paghetta non è associata a una sorta di
piccolo lavoro, in realtà appunto i bambini pensano che solo riescono ad andare al banco, cioè quindi il papà non fa niente per guadagnare, stanno lì, uno va, e per questo anche la richiesta, no? Spesso non è condizionata al fatto che uno pensa, mio padre o mia mamma, no? Ancora di più, si è sacrificata, no? È andata a lavorare per delle ore, quindi io posso chiedere qualsiasi cosa, anzi, perché non me lo compri? Basta che vai là e vinci, ti chiedono i soldi, ma di cosa? Allora, il lavoro secondo me è necessario. Cioè nel senso che una qualsiasi cosa, non deve essere un lavoro usurante, no? Quindi vuol dire, può essere semplicemente dire, un reward, come diceva Anna Maria, cioè fare delle cose, io te le do, però il proprio problema è che bisogna avere una paghetta che abbia una somma definita e una cadenza definita. Quindi il reward, che la gratificazione, il soldino che dava Anna Maria ai ragazzini, non avevo un elemento definito, avevo un'altra finalità, perché è una paghetta per modo di dire, nel senso che in quel caso la finalità era dargli una somma di denaro e spingerli poi a contrattare tra di loro sul mercato, no? Con lo scambio, e quindi valutare il prezzo dei beni, cioè un'altra finalità che non è esattamente quella della paghetta, assomiglia ma non è la stessa cosa. La paghetta bisogna essere regolare, quindi appunto come diceva giustamente Valentina, è un contratto, così come noi ce l'abbiamo con il nostro datore di lavoro, quindi veniamo pagati. L'idea di non toglierla se non facciamo quel piccolo lavoretto è solo per cercare di evitare che il bambino furbo, che fa sì che soldi, ma che furba anche a casa, dica ma senti, io ho i soldi del nonno, cioè i soldi della zia, se vado dalla vicina e faccio gli altri, ma che mi importa di che so, mettere a posto per avere 2 euro? Non lo faccio, tanto non me la dà, non mi interessa da che farlo, ma quindi a quel punto diventa un meccanismo distorto. Quindi la paghetta non può essere tolta perché fa parte del contratto, il contraente genitore deve mantenere fede al contratto, anche se il figlio non sta mantenendo fede al contratto, cioè va punito in un'altra maniera. Non va punito nel senso che adesso non parlo di punizioni corporee, ovviamente sto dicendo che ha tolto un'altra cosa, sono delle. D'altronde io capisco che tutti noi vorremmo avere solo l'aspetto positivo del momento educativo, purtroppo ci sono momenti in cui c'è una tensione. Questo non c'è dubbio, come sul discorso che se il bambino sbaglia a gestirlo non va aiutato, questo non ho mai avuto un dubbio, il dubbio è solo legato al fatto che mio figlio sparecchia la tavola e gli do la paghetta, cioè mi rendo conto che è l'unica anche noi eravamo arrivati a questa, però non ci piace fino in fondo perché lui deve sparecchiare la tavola indipendentemente da questo. Questo è parte indipendentemente, fa parte del nucleo familiare, collabora. Sì, collabora, però vedere, in questo caso specifico, la sua collaborazione, soprattutto se è un bambino piccolo, può essere premiata, perché non è un dovere assoluto, no? Nel senso che io conosco tanti, adesso non sono più capisco, tanti mariti che sparecchiano la tavola, cioè la collaborazione all'interno dei gruppi familiari non è così scontata, no? Voglio dire, quindi, lo capisco quello è il problema. Io ho un marito qua presente, non spesso, però non so, cioè, capisco qual è il problema, non lo capisco, tant'è che ci sono appunto scuole di pensiero diversa e noi abbiamo discusso moltissimo. Non è facile, non ho trovato la verità, No, ci sono anche genitori che danno, ci sono genitori psicologi che dicono di dare la paghetta indipendentemente, quindi io non è che sono noi nella nostra esperienza, avendo avuto questa esperienza di bambini pensano che i soldi escono dal muro, certo. Ci sembrava un'assurdità non certo. Darla qualcosa, perché poi se uno cresce pensando che non devi fare niente della vita, tanto vai là, dici tu, il codice, i soldi escono, forse un problema c'è, cioè, allora forse il problema minore è quello di condizionare a una piccola attività, magari non a tutte le attività che uno fa per la famiglia, ma a una delle specifiche attività, questo potrebbe essere un modo per dire, tu comunque fai parte di un nucleo, devi collaborare. Però, visto che sta quella lì, sì, idealmente eravamo arrivati anche noi questo, ma trovare questa attività scollegata dalla quotidianità dal genitore non è semplice. Prova a chiedere alla psicologa se c'è un'idea. Non è semplice, la pratica. Allora, no, l'idea pratica sicuramente diciamo che va tarata sulle specifiche che ogni relazione genitore-figlio ha. Però allo stesso tempo trovo molto pertinente la questione, è una questione aperta sicuramente. Magari un'idea potrebbe essere quella comunque di incentivare la collaborazione anche prima dell'introduzione della paghetta. Esatto, in modo che comunque la collaborazione sia qualcosa di precedente al rimforzo, non al rimforzo, alla tra virgolette retribuzione. Secondo me i bambini lo fanno, cioè io da insegnante ma anche da genitore cerco sempre di essere positivo e non sono mai stato sconfessato. Cioè
anch'io per esempio ho problemi con i voti e i miei allievi purtroppo lo devo fare e ogni volta i miei allievi mi vedono nero quando devo dare i voti perché non so da che parte cominciare, comincio qualche settimana prima e faccio dare a loro i voti e credo, ma più che i voti il numero le parole e di solito loro hanno giudizi in 12 anni di insegnamento non ho trovato un allievo che avesse dei giudizi superiori a quelli che avrei dato io sempre, quindi se mi dice che essere positivo non sono mai stato sconfortato, quindi su questo diciamo. Questa potrebbe essere un'idea, allo stesso tempo si può magari aprire uno spazio anche di condivisione insieme, quale potrebbe essere quella cosa che ancora non fai, che però è la tua portata, no? Insieme discuterle, pensarci, anche darsi un minimo di tempo, proprio per definirle insieme. Insomma, un po' non è, appunto, non è facile, ci sono delle questioni aperte comunque. Abbiamo una domanda giù in fondo. Buongiorno. Io invece volevo come l'accento sull'aspetto punitivo, tra virgolette. Il caso in cui il bambino non segua e non faccia, quella cosa che dobbiamo togliergli e che non è la paghetta, deve essere commensurata all'aspetto economico della paghetta o a quello che per lui è più importante? Quindi deve avere veramente un aspetto punitivo oppure soltanto, guarda, non hai fatto questo, non ti tolgo la paghetta perché il contratto ti tolgo qualcos'altro, qualunque altra cosa. Deve essere qualcosa che lui percepisce come importante. Io direi sì, cioè, come buon senso direi una cosa che lui tiene, in modo tale che capisca che quando si fa avanti, cioè come misurare, cioè, non lo fareste a casa delle vacanze che non ha tirato sulla carta da qualmente. Questo va di buon senso, no? Però direi che deve essere rilevante per il bambino solo perché c'è un contratto, se si intende un contratto nella vita reale ci sono delle conseguenze. Quindi se lei toglie tre caramelle, cioè, è ovvio che non ha senso, no? Quindi qualcuno può essere semplicemente di buon senso, deve togliere qualcosa che il bambino tiene senza esagerare, ma deve essere un posto, quindi non studierei appunto le vacanze estive perché non ha raccolto. Buongiorno, vi ringrazio per l'incontro e per una situazione un po' più pratica. Condivido tutte le mie misure, credo, penso tutto a te. Adesso l'obiettivo di mio figlio che ha 10 anni, tanto da un'altra parte, sarebbe una console portatile, no? Una console portatile. Quindi indipendente siamo intorno ai 150 euro, quindi un impegno importante. Quindi da qui all'altro di 3 euro se gli toccasse, se potete essere tutti che si ricopre in cucina perché non li ricopro più, diciamo che arrivare ai 250 euro per Natale per un gran cuore di carriera di una sorella più piccola potrebbe mantenere un po' di regali, quindi arrivare a questo obiettivo non è facilissimo a breve termine, quindi penso che come lo sia per noi è un obiettivo che si vede è importante. Si interviene, guarda, ci sono obiettivi, non so, facciamo un tavolo uno, si prende a 100, io metto gli altri. Questa può essere una soluzione, il concetto dell'economista, lo ripeto, insomma, no, sicuramente non è una male, però, per dire, mi sembra una contribuzione, no? Quindi, in cui ci si mette lì e dice, ok, tu metti la metà, l'altra metà ti verrà data come regalo a Natale, che sono si prende l'obiettivo, non gliela dovete dare subito, cioè se la vuole nel brevissimo tempo, questa cosa non è raggiungibile sulla base delle risorse, quindi nel breve termine non si può ottenere, si deve ottenere con una programmazione, una parte verrà dai 3 euro, ovviamente fate i conti, e una parte verrà perché magari è un momento, no, il suo compleanno, c'è un'altra cosa, c'è una contribuzione, quindi a quel punto lei è sotto il problema, cioè. Certo, l'obiettivo finale possiamo. Però deve far partecipare il bambino alla pianificazione specifica, non quanto arriverà, anzi io direi se fossi in lei, se mi metterei al tavolo, farei i calcoli per capire quanto tempo ci possiamo mettere e cercherei di premiare il comportamento di risparmio di suo figlio. Quindi suo figlio mette 50 euro, lei faccia che ci metta il 2% in più dei 50, perché quello è il rendimento del risparmio di suo figlio e mette la differenza. Quindi in una però in un'occasione particolare, cioè non a caso, cioè c'è un compleanno, c'è un onomastico, c'è la Natale, Pasqua, se non so cosa quando è, in un'occasione quella è l'evento. Deve essere obiettivi che si devono. Sì. Oppure mi permette, magari per un'esperienza, io anche sono zia, quindi
per esempio, se gliela vuole fare un po' sudare, tra virgolette, può fare degli straordinari. Io, per esempio, con i miei nipoti ho sempre tanta fatica, non so, ma anche mandarlo dal mondo, fargli fare anche delle attività, tra virgolette, di volontariato. Che poi, in questo caso cadono a prendere. Io sugli straordinari sono maggiori difficoltà perché gestisco un gruppo di 20 persone e gli straordinari sono vietati, quindi non riuscirei a fare così. Io l'unico dubbio che poi è stato toccato da più persone è sulla definizione che di contrattuale l'accordo del dare la paghetta e legarlo a qualche tipo di attività, per poi non chiudere il contratto in caso che il bambino non faccia la sua parte del contratto, quindi non venga tolta la paghetta per quello. Questo mi lascia molto molto perplesso, perché il dover poi da genitore decidere che cosa è come punizione commensurato al valore della paghetta diventa molto soggettivo e magari non percepito esattamente come rischio dal bambino stesso. Cioè il bambino sa, o dovrebbe sapere, che c'è un monte di impegno che corrisponde alla paghetta. Il contratto si chiude nel momento in cui uno dei due non è a rispettarlo. Questo mi lascia, e questo è stato toccato da molti, quindi non so come... Io capisco l'obiezione, perché ovviamente il suggerimento che abbiamo dato non è un diffetto. No, te lo dico nel senso che abbiamo dato un suggerimento perché è venuto fuori da una serie di studi che ci sono bambini a cui a un certo punto arrivano un certo montare di soldi, magari appunto hanno anche altre entrate dai nonni, eccetera, per cui non interessa più la paghetta, non interessa più il gioco di gestione, no? E quindi a quel punto il giorno indietro non lo faccio, perché chi mi porta dei 3 euro a settimana? Cioè, no, 500, no? Che va da te il nonno. Allora, è solo per evitare, che un bambino furbetto, no? Dica, no, ma non è questa cosa. Per cui punirlo su un altro aspetto, che non sono i 3 euro, ma che sono una cosa a cui dire un po' di più dei 3 euro, no? Può essere un modo per non farlo retrocedere. Però, ripeto, le scelte sono individuali, quindi questo è uno dei suggerimenti sulla base di una serie di indicazioni che abbiamo raccolto, che sono, se poi un genitore dice no, io tolgo la paghetta perché ho deciso che il contratto si rompe, cioè, si può anche rompere il contratto, però poi per costruirne un altro sulla base della fiducia dell'impiega. Quindi se io come genitore preferirei togliere una cosa a cui tiene anche più dei 3 euro, perché vuol dire, non deve essere vero vale 3 euro, deve essere una cosa a cui tiene, non solo per carne. Perché in quel modo, vedete, comunque il contratto da parte mia è rimasto, no? In maniera di tonso. Poi, se suo figlio proprio ha deciso che non avere la paghetta, proprio cosa significa? Non ha la paghetta. Quindi lei non ha uno strumento per riuscire ad accompagnare suo figlio in questo percorso. Quindi rinuncia anche lei a uno strumento, non è solo una condizione per il bambino. In realtà sta rinunciando lei a uno strumento educativo. Quindi, no, beh, adesso questo scuole, sì, dal mio punto di vista, sì. Semplicemente cioè, il discorso è cioè, l'inserimento di una paghetta in una certa età. Il discorso è dinamico, nel momento in cui si inserisce il fattore tempo, il bambino arriva ad avere un ruzzolo, il patrimonio dice la paghetta non mi interessa più, è il momento di insegnargli che cos'è il rischio. Cioè il rischio di affidarsi al patrimonio perché non ho più un introito, perché nel frattempo è diventato di un'età maggiore, cioè il tempo passa. Non senso, lo so che mi permette dire però, come economista, cioè il rischio, il patrimonio, il rischio con l'associato al patrimonio sono concetti molto diversi. No, l'utilizzo del patrimonio, il rischio sì, anche, però anche, il rischio che siamo... No, ma anche l'utilizzo del patrimonio, perché lei può mettere a frutto il patrimonio, cioè stiamo parlando di concetti diversi, io cercherei di evitare di confondere i concetti, perché sennò, vuol dire, la paghetta è proprio uno strumento di pianificazione, l'utilizzo del patrimonio, la relazione tra rendimento e rischio collocato al patrimonio sono concetti diversi. E magari vuol dire quanto è più grande saranno anche i casi di affrontarlo, però vuol dire, di per sé di patrimonio, i bambini avranno dei patrimoni per quello non vivranno, cioè vuol dire quindi non hanno appunto un radio dell'eredità da parte di qualcuno, non stiamo parlando di quello. Il reddito è un flusso, il patrimonio è uno stock, quindi il reddito è qualcosa che la casa della paghetta si ha ogni settimana, ogni mese. Il patrimonio è una cosa che ha un concetto definito nel tempo, no? Quindi, d'accordo, il rischio che bisogna insegnare dal mio punto di vista è quello di accettare di cessare il flusso. Non voglio più la paghetta, il rischio è io non ho più il flusso, però
e lo vedi in venire, non lo vedi ai 6 anni dell'età. Ma questa era una scelta, io però facevo riflettere sul fatto che ogni genitore può fare le scelte che vuole, okay? Però che lei nel momento in cui elimina lo strumento paghetta ha eliminato lo strumento educativo. Poi potrà fare tutti i discorsi che vuole sul suo figlio, sul patrimonio, sul rischio della gestione, proprio lì. Però, vuol dire, stiamo parlando, è un danno che per lei, secondo me, non è solo un danno per i bambini. Io se fossi un genitore andrei a togliere qualcos'altro. A proposito di quanto dici tu, io mi trovo, è uno strumento preziosissimo. Io infatti, sempre rispetto al progetto condotto qui, bellissimo, nel museo, e abbiamo iniziato proprio l'incontro qui nel museo con i bambini, hanno partecipato due classi, con la scrittura del desiderio. Loro dovevano disegnare il desiderio. Questa cosa mi ha lasciato, perché poi hanno fatto dei disegni. Secondo me, non so voi cosa ne pensate, però il desiderio è qualcosa a lungo periodo ed è qualcosa che riguarda proprio l'autorealizzazione, non so come spiegarmi. Purtroppo, per me questa è stata un po' una delusione, loro ritraevano oggetti per lo più molto legati al godimento piuttosto che a un desiderio, quindi educarli a pianificare, a guardare anche un po' in un'ottica di futuro. Mi sembra, cioè, come educatrice io dico però il desiderio, cioè non sta lì a vedere, siamo, non so, anche l'etimologia del termine, qualcosa di no, che attiene proprio all'essere di una persona piuttosto che all'avere. Volevo solo dire questo, perciò ogni strumento è positivo, ben venga. Buongiorno, grazie di questa opportunità. Una domanda molto specifica, sulla base della vostra esperienza, c'è un'età, faccio riferimento alle scuole primarie, un'età in cui si può effettivamente più saggio iniziare un'attività di questo genere, cioè già i bambini delle scuole elementari sono pronti o è adeguato, oppure esiste qualche tipo di indicazione di carattere pedagogico, sociologico, sulla base di quello che avete verificato voi, poi ovviamente questo va a esperienza di ciascuno. Al di là, parlo proprio della paghetta, quindi al di là di comportamenti giocosi, di attività, giocare a monopoli, a fare delle cose, di attività in campo, proprio lo strumento paghetta. Allora, per quanto riguarda, lascio la parola alla psicologa, magari per portare, per quanto riguarda la parte, diciamo, di ricerca che abbiamo fatto noi all'inizio delle scuole elementari, nel momento in cui entra nella scuola, si confronta con gli altri, con il gruppo, può essere un momento più, a 6 anni sono abbastanza maturi. Ovviamente per parlare di soldi nel breve termine, quindi non è che si chiede di programmare, no, nel lungo termine, ma la gestione del breve termine è assolutamente nel loro corpo. Quindi la paghetta settimanale? Per questa è la ragione della paghetta settimanale, non mensile, che va data a un'età più avanzata. La settimanale è breve termine, quindi non si chiede, no, di fare cose complicate, si chiede di gestire quei soldi per delle attività o per dei beni che possono essere utili adesso, oppure metterli da parte per poi iniziare a fare cose più importanti dopo. Sì, faccio piacere anche citare uno studio in letteratura che riguarda proprio l'opinione dei genitori. Quindi i genitori si dicono concordi più o meno nell'arco d'età che va dai 6 agli 8 anni, incominciano ad essere concordi rispetto al momento in cui dare la paghetta. Poi ovviamente appunto dipende da quanto il tema è stato introdotto. Ovviamente più si va avanti, più la conoscenza concreta della provenienza del denaro, del suo uso, si fa appunto, più si va avanti, più si fa normalmente più concreta. Ovviamente possiamo renderla più concreta introducendo i temi un po' precocemente. Quindi dipende un po' dalle situazioni, però sembra che quella possa essere una buona età. E allo stesso tempo è anche vero che necessariamente all'inizio, appunto, dato che le capacità anche cognitive che consentono la pianificazione sul lungo termine non sono ancora, diciamo, sviluppate a pieno, è normale che la pianificazione riguarderà il breve termine, la concretezza. Poi più si va avanti, più riguarderà il lungo termine, eventualmente desideri più sia legati a obiettivi personali che un po' più astratti, la sicurezza ad esempio, il futuro in generale. Comunque la cifra varia secondo l'età, quindi se abbiamo detto 3 euro per un bambino di 10 anni,
a un bambino di 6 anni sono 1,80 euro, perché ci fa, no? È il 30 per 6, quindi da questo punto di vista la cifra diventa piccola, quindi man mano che cresce nel tempo, no? C'è la forma di scala mobile, si dà un po' di più, no? Man mano che crescono, quindi c'è uno spazio per gestire in maniera abbastanza serena. Una cosa importante comunque, questo l'ha detto anche Valentina prima, che dare questi soldi, dargli la tromedicetta, non significa non monitorare il ragazzo. Ovviamente significa monitorarlo, quindi se i soldi sono spesi per cose che non vanno bene, soprattutto gli adolescenti, un intervento del genitore è richiesto, non è perché hanno i soldi possono comprare soldi, no? Devi andare da sé. Perché ad esempio anche attorno ai 6-8 anni si può sedersi insomma vicini e definire quelle che sono le spese che eventualmente ha da fare, quindi magari che ne so, la piccola cosina, non voglio dire cose che non so rispetto alle spesucce che si possono fare elementari, il pacchetto di figurine. Ok, ci segniamo che nella settimana tu solitamente rispondi, hai voglia di quella cosa lì e poi eventualmente ci teniamo uno spazietto per il risparmio. Lo definiamo anche prima, magari, quando abbiamo la possibilità, perché poi non c'è tanto più. Scusate, volevo chiedere. Innanzitutto grazie per gli stimoli molto interessanti che ci avete dato in questa discussione di oggi. Io ho dei bimbi di scuola primaria e mi rendo conto che veramente fanno molta fatica a interiorizzare l'idea di sacrificio che si diceva all'inizio e a pensare a una pianificazione a lungo termine. Quindi quello che mi chiedevo è se alla fine non bisognerebbe forse imporre un obiettivo di risparmio, cioè dando questa paghetta magari un po' stimolarli a pensare a qualche cosa di ad un oggetto più grande, un giocattolo che magari vogliono comprare al di là appunto delle figurine, delle caramelle che possono acquistare con la paghetta settimanale, per comunque appunto indurli in qualche modo, imporgli di avere un obiettivo più a lungo termine, o sia meglio invece lasciare che arrivino loro a questa. Io rispondo di nuovo da economista, quindi non da psicologo, lascio alla maestra e alla psicologa darti le risposte. Io penso che quando parliamo di risparmio dobbiamo parlare di risparmio consapevole. Il risparmio non consapevole è un atto che uno fa senza neanche accorgersi, perché ho il posto, perché non hai preso una decisione. Quindi io all'età sono delle elementari, li farei sbagliare tutto quello che vogliono, però compreranno il giocattolo che volevano, perché non, però voglio dire, non imporrei l'azione del risparmio. Il risparmio deve essere un atto che a un certo punto si prende consapevolezza che è utile per raggiungere una cosa che uno vuole. Quindi cercherei di stabilire un dialogo per capire che cosa vogliono loro, no? Voglio dire, magari, e cercherei di portarli, no? A dire vabbè, lo vuoi, allora metti qualcosa da parte, poi vedi che no, io diciamo, ci sarà un elemento di risparmio fruttifero e tu potrai ottenere quello. Però deve essere consapevole, deve essere molto un po' incoraggiarli a pensare qualcosa che guarda, il meccanismo del reward e del risparmio funziona, nel senso che ho altre esperienze anecdotiche, non statistiche, che dice che se il genitore in qualche maniera dà un qualcosa in più, no? Quindi premia l'atteggiamento del risparmio, il bambino capisce il ruolo, che può essere utile risparmiare una parte della paghetta per poi ottenere una cosa che ha un costo maggiore. Quindi il meccanismo del reward e risparmio, nonostante adesso i tassi di interesse siano zero, quindi è difficile poi calarlo nella realtà, però in generale funziona. Sì, io aggiungerei anche che magari potrebbe essere utile come attività un po' da fare insieme quella di raccogliere i desideri che vengono fuori durante le normali interazioni. Mamma, voglio quello, voglio quell'altro. Segnali a fine giornata, dopo un po' di giorni che normalmente si accumulano desideri, pensare a quale può essere quello da raggiungere perché ci si tiene particolarmente ed eventualmente valorizzare, sostenere anche un po'... non premiare, intendo dire, se vogliamo, complimentarsi per un desiderio abbastanza ambizioso che richiede parecchio sacrificio, eventualmente. Vuoi dire qualcosa? Sì, è un po' quello che dicevo anch'io riguardo all'educazione al desiderio.
perché loro in realtà dicono, vabbè, ma tanto molte volte, penso, vabbè, senza giudicare nessuno, io quando dico queste cose, vi prego di non... cioè, molte volte noi diamo ai bambini, nella mia esperienza, io parlo da insegnante, un bambino che ti dice, vabbè, ma tanto la matita, mamma, me ne compra 10. Allora, c'è anche un'educazione allo spreco, voglio dire, o comunque al desiderio, dire tanto non c'è una conseguenza sul mio gesto, però questo forse attiene a un altro argomento che non è solo la paghetta. Però, insomma, sì, bisogna far tanto sicuramente. Volevo in realtà chiedere a Paola e a Stefano magari di dire due cose, perché noi abbiamo un laboratorio che si chiama Bambini alla lezione di risparmio, che è un laboratorio particolare dove i bambini, no, dove esprimono desideri e pianificano, sono bambini elementari e pianificano il raggiungimento di questo desiderio. Quindi immagino che qualcosa sia venuto fuori da questo laboratorio, no? E quindi si possa avvenire, perché adesso lo facciamo da tanti anni, quindi abbiamo una certa aneddotica abbastanza vasta. Quindi adesso Paola possa dirci qualcosa. Conferma abbastanza quello che dicevate, quindi una cosa tipica è che almeno fino agli 8 anni pochissimi hanno idea del fatto che il lavoro generi denaro, quindi per molti bambini è veramente il bancomat, il regalo, è qualcosa che comunque non è così strettamente collegato al lavoro. Poi invece nella fascia 8-10 diventa già più chiaro, quindi questo è sicuramente un elemento. Sui desideri, sì, moltissimi sono desideri, soprattutto quando parliamo di bimbi più piccoli, sono desideri immediati, quindi vogliono veramente il giochino, fanno più fatica a guardare lontano. Quando però andiamo sulla fascia 9-10, in realtà diventa automatico che comincino anche a pensare a diventare, che ne so, la professione del futuro, piuttosto che il viaggio, quindi in realtà è abbastanza eterogenea come cosa, però noi quello che possiamo dire è che con l'età si vede abbastanza significativamente il cambiamento anche della tipologia di desideri nell'orizzonte temporale. Non so se siete parlati. No, condivido ovviamente tutto. L'unico aspetto che ho notato, che è molto interessante, è che molto spesso i bambini non conoscono il vero valore del denaro. Cioè, per loro 5 centesimi sono uguali a 50 euro. Quindi già dare l'idea ai bimbi piccoli che effettivamente la moneta ha un suo valore e comparativamente si può comprare un qualcosa, la banconota ha un altro valore e con quella banconota si può comprare tutt'altro, già loro riescono a immaginare, a capirsi e a calarsi in una realtà economica che chiaramente per loro deve essere di questo livello. È vero, fanno fatica ad attribuire i pezzi, questa è un'altra cosa che viene spesso fuori, non è affatto automatico che abbiano idea di quanto costa la cosa che gli interessa. Alcuni sì, soprattutto sulle cose più concrete, altri no, o comunque magari non associano al fatto che voler diventare ballerina in realtà implica un costo, avere un cagnolino implica un costo per esempio, no? Quindi sono poco portati ad associare magari i costi sottostanti al loro. Grazie, molto utile, mi ha dato molti spunti e volevo fare anche una domanda assolutamente pratica. Io ho due figlie, una 8 e una 12, non abbiamo mai usato lo strumento della paghetta. Come si potrebbe iniziare? Con quale pretesto? Cosa si potrebbe dire? Allora, una cosa carina che si può fare è comunque esplicitare l'atteggiamento che ci si aspetta. Quindi, una volta stabilite delle regole insieme, quindi utilizzare anche lo spazio di definizione, ogni quanto, di quanto, cosa pensate, a cosa pensate vi possa servire. Ovviamente, appunto, essendo un'età dove la parte genitoriale anzi sosterrà l'autonomia futura, l'indipendenza futura, però necessita di un buon controllo, si può pensare alle cose che sono deputate a loro e quelle invece che sono deputate al genitore. E comunque appunto prenderlo un po' come un contratto, non così serioso e pesante, assolutamente, proporzionato all'età. Però anche per i figli può essere un'occasione quella di vedere che il genitore insieme a loro si impegna.
e quindi magari pensare anche alle cose che possono succedere, cosa può accadere se la spendi male, cosa può accadere se ne risparmi un po', quindi le eventualità, proprio per sostenere anche lo sviluppo della decisione, della valutazione delle alternative di comportamento. Quindi mi viene sì, ho finito, cioè secondo me se fossi in una condizione mi metterei intorno al tavolo e stipulerei un contratto tra virgolette, quindi fino adesso io ho supplito a tutte le tue richieste di giornaliere, no? Adesso e poi tu sei diventato grande, no? Ci mettiamo d'accordo, gli do una somma, questa somma fuori uscire di comprare il giornaliere o di fare altro. Queste sono le regole, quindi io te do una certa cadenza, una certa cifra, quindi tu sai che puoi contare su quella cifra. Il resto tocca a me, che io sono un genitore, quindi sono chiamato a garantire la tua sopravvivenza. Quindi io per esempio non metterei i vestiti, no, dentro, cioè, cercherei di limitare l'ambito di azione delle cose che effettivamente possono essere più voluttuarie, ma anche con l'obiettivo di dire, beh, poi tu vuoi quella cosa particolare, vuol dire che se non vuoi aspettare oppure devi mettere dei soldi, no? Quindi loro però ne parlerei con loro, assolutamente condividerei con loro il contatto, come si fanno a valmette, no? Vuol dire, quando ci sono due parti che si devono mettere d'accordo e scrivono questo famoso contratto, contrattano, decidono cosa vuole precedere. Buongiorno, grazie della mattinata. Voglio dire, per gli adolescenti o magari i ragazzi un pochino più precisini, che potrebbe essere un'idea anche dopo il mese, fare anche un piccolo resoconto su un quadernetto, anche perché mi rendo conto che per noi adulti, per me soprattutto, a volte non mi rendo conto. Se non dall'estratto conto purtroppo della banca che ho speso magari tanto, cosa che magari si perde di vista ragionando e aprendo il portafoglio giorno per giorno. Magari il ragazzo, l'adolescente, potrebbe avere già l'abitudine di dire il consuntivo, magari ho speso troppo, magari questa spesa potevo evitarla perché poi mi si sono accumulati i soldi da spendere e quindi mi hanno esaurito la paghetta, ovviamente per ragazzi un pochino più grandi. Guarda, grazie. In realtà mi darei l'occasione di ripetere una cosa che ho detto prima, ma forse non in maniera particolarmente chiara. Noi all'interno di questo indice in fondo abbiamo appunto fatto due esempi, due pagine di Michevo, no? Che questo pacchetto è libro dei conti fondamentalmente, no? Cioè in cui diamo una serie di indicazioni per appunto magari alla fine del mese tirare la linea, capire dove sono andati a finire, ma lì addirittura prima, perché l'idea è la programmazione e la pianificazione, c'è una prima pagina che dice, no, quelle che sono le entrate, quelle che sono le uscite magari regolari, l'abbonamento del telefono, sono serie di cose che magari un ragazzo adolescente si paga da solo, qual è il risparmio programmato e qual è quello che avanza, no? Quindi uno può dire, io voglio comunque mettere da parte 10 euro al mese perché poi so che vado in vacanza, mi servono, eccetera, e quindi quello che avanza ancora sono le altre spese. Tra l'altro, per le altre spese, mi premeva dire che una cosa buona sarebbe quella di dare anche un contenuto sociale alle altre spese, cioè insegnare ai bambini che si può spendere per sé, ma si può anche spendere per gli altri, che non c'è niente di male a pensare anche una piccola parte del reddito a quella che è la beneficenza, perché non tutti sono ugualmente fortunati, quindi noi abbiamo messo tra i vari riquadri, no? Michevo, anche un riquadro che dice appunto spese per la beneficenza, è stato appunto voluto proprio perché farebbe parte di una buona educazione della gestione del denaro. Se non ci sono non so se loro potrebbero dire qualcos'altro. Io rispetto alla mamma che chiedeva prima, dico che noi rispetto alla mamma che chiedeva prima qualcosa, ci siamo posti anche noi un problema, l'abbiamo, devo dire, risolto facendo praticamente quello che dicevate con dei colori. C'è una lista di oggetti, colore verde, rosso, non avendo ancora deciso la paghetta. E poi ci siamo resi conto che hanno studio che aveva 6 anni, passava una settimana e si rendeva conto da solo che poi che era 12 libri prima. Visto che è arrivata un'altra esigenza migliore, non voleva più aspettare, quindi secondo me, a me è una sorpresa. E a riguardo di questo, siccome noi siamo già abituati a farlo prima, e poi il problema era, ecco, lui aveva chiaro quali erano i bisogni, cosa aspettare, su come posso realizzarli, quindi cade proprio a fagiolo, grazie ancora. La paghetta aiuterà ovviamente a esaudire questi bisogni che ci sono nella lista. E la domanda è, premetto che noi veniamo da. Il nostro figlio non è stato particolarmente richiedente mai, cioè non abbiamo avuto questo problema,
ma che spazio c'è, diciamo, come genitore anche per un regalo extra? Cioè la lista di desideri, lui ottiene X, Y, Z, da solo, la paghetta, il risparmio, e virtuoso, sul vuoto, premio, vuoto, Babbo Natale, compleanno, i nonni, ecco, okay. Però poi noi che spazio abbiamo? Lo so, sì. In che modo, diciamo, vedete voi, anche se economista mi curiosisce, il regalo extra. Il regalo extra, le sorprese mi piacciono molto, in realtà quindi incentivo ovviamente a farle, perché il regalo extra è sicuramente una bella cosa, non esagererei, e non lo condizionerei per esempio a una performance scolastica, lo condizionerei a qualcosa di diverso, a un momento particolare comunque, cioè gli darei una valenza che non è oggi mi sento bene, che ne so, e quindi tornando a casa ti ho comprato una cosa in più. Non mi sembrerebbe, no? Quindi momento... tu è condizionato secondo me? Io lo condizionerei a una cosa positiva, non vuol dire condizionare, cioè lo condizionerei a qualche cosa, no? Che quindi a un evento che è successo che comunque valeva la pena festeggiare, quindi come no? Una sorpresa che festeggia. Non no, un evento casuale, randomico, per cui non capisco mai perché mi arrivano dei regali, non dare vincolo, perché mi dici di sì o perché mi dici di no, però in qualche maniera dare degli strumenti interpretativi al bambino, questo io lo dico sì. Con buon senso. Sì, sì, certo. Non so, ma aggiungerei solamente che la difficoltà della domanda sta proprio nell'unicità dei casi. Cioè, come lei dice, mio figlio è stato poco richiestivo, poco richiedente, quindi, esatto. Però magari in altri casi dove ci sono altri comportamenti, magari anche il regalo è questo. Quindi è proprio se, così. Se il nostro figlio fosse molto richiedente, di quelli che si attacca, che fa anche scenario, che non ha mai fatto, ovviamente il problema non si protegge. Questo è il nostro figlio, certo. È abbastanza virtuoso. Esatto. Abbastanza virtuoso, ogni tanto sempre... noi come genitori ci viene l'idea di... E tararlo sempre nella relazione. Certo. Faccio un intervento da padre. No, io ad esempio, mia figlia mi ha insegnato, come giustamente diceva Giovanna, ci sono delle persone meno fortunate di noi, che fortunatamente viviamo in una parte giusta del mondo, e ci sono altre persone che non hanno tutte le cose che abbiamo. Quindi l'evento straordinario lo leggo ad esempio a donare uno o più giocattoli che per età, perché non mi piacciono più, non utilizza più, e donare quel tipo di giocattolo a delle persone, dei bambini meno fortunati. E quello lo leggo all'evento straordinario. Quindi in virtù di questo io ti premio con un qualcosa in più. Rende consapevole mia figlia del fatto che ci sono delle persone che non sono fortunate come lei, che hanno bisogno anche dell'aiuto di altri. Non so se a livello... Ma può fare? Non so se ci sono altri... In generale la consapevolezza comunque poi si coltiva giorno per giorno, un po' su tutti i temi, perché il denaro appunto è la quantificazione di tutto ciò che più o meno abbiamo intorno in termini di oggetti per lo più, e vabbè anche servizi e quant'altro. E quindi una riflessione quotidiana, anche sicuramente parlare con i figli aiuta sempre, ogni volta che si fa un acquisto, anche lì è utilissimo. Ma anche fare delle domande, ma tu che ne pensi? Ma secondo te questo prodotto da dove arriva? Ma chi lo ha fatto per costruirlo? Perché sembrano delle cose scontate per noi, però il bambino ha bisogno di tante domande, e in modo da attivare proprio la sua rielaborazione, la sua soluzione al problema, è così che poi risolve e scopre il mondo, e altrimenti sono delle cose appiccicate. Invece se vogliamo attivare la sua partecipazione, okay. Allora, permettetemi insomma, di ringraziarvi, stiamo finendo adesso l'attività laboratoriale del teatro, sta finendo, quindi tutto che ha riprendo i figli. Io però volevo chiudere ringraziando due persone che hanno lavorato moltissimo per questa pubblicazione, che sono qui davanti a me, Luca e Marco, loro si sono dati da fare, hanno se avete voglia di fare un giro nel museo, abbiamo questa mostra sui quaderni dei conti di casa che è molto carina, c'è una guida all'entrata, c'è un libricino all'entrata che racconta le storie delle famiglie che ce l'hanno donato. Quindi se avete voglia di passare un'altra mezz'ora nel museo, c'è comunque qualcosa da vedere.
Ah, poi abbiamo i maiali, sì. La signora Maria è un maiale, no? Quindi Stefano dona Maria con la salvata e sono grazie. 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 Grazie.